E siamo partiti alla grande, abbiamo disputato un gran primo tempo e siamo riusciti ad andare in vantaggio di 2 reti. Poi dopo, nella ripresa, non siamo stati bravi a tenere questo risultato. E pazienza, è un punto che però ha fatto capire determinate cose, la prima delle quali che se giochiamo ai nostri livelli possiamo mettere in difficoltà squadre come l'Inter, e quindi è di buon auspicio per il finale di campionato. Poi loro hanno messo dentro tanti attaccanti, arrivavano cross da tutte le parti e non era facile. Sul gioco aereo hanno una delle caratteristiche migliori dell'Inter e sono stati bravi loro a sfruttare le loro occasioni. Era già complicata prima della sfida di domenica, perché avendo una partita in meno sapevamo che ci potevamo passare davanti. Adesso sono proprio tutte e due davanti e è dura, abbiamo meno chance di Milan e Lazio, però adesso mancano 6 partite, abbiamo le possibilità di vincere delle partite soprattutto in casa e sperare. Ripeto, noi dobbiamo giocare con la determinazione, palla a terra, con la personalità del primo tempo dell'Inter, e poi dobbiamo essere bravi a riuscire a, mancano 6 partite, poi i conti li faremo alla fine, però servono delle vittorie assolutamente. Sto crescendo, sono migliorato, mi sento più sicuro e secondo me è dipeso soprattutto dal mondiale. Mi ha dato la consapevolezza interiore di l'autostima come ho avuto quest'anno, non l'ho mai avuta, e mi vengono le cose. Ho giocato sia a destra, a centrale, a sinistra e ho dato buone risposte in entrambi i ruoli. L'importante è stare bene fisicamente per me e poi spero di fare altrettanto bene queste 6 partite. Ci ho rimasto male nella mancata convocazione, spero nella prossima convocazione a giugno di rifar parte della lista, però adesso penso a finire bene questa stagione col Palermo. Sicuramente è più difficile preparare la sfida con il Parma che quella con l'Inter, perché quella con l'Inter queste sfide si preparano da sole, gli stimoli, ti viene la voglia di confrontarti con questi campioni e di metterli in difficoltà. Col Parma, vabbè, che incontrare il Parma, incontrare un'altra squadra in questo momento del campionato, nessuno ti regala niente, tutti giocano alla morte, tutti hanno i propri obiettivi, quindi incontrare il Parma, incontrare un'altra squadra sotto questo profilo è la stessa cosa. Devono fare punti loro e dobbiamo fare punti noi, noi non vinciamo da parecchie partite, quindi giochiamo in casa e è una spinta in più, speriamo dal nostro pubblico ce la dia, ci stia vicino per tornare alla vittoria. Mancano 6 partite, possiamo tornare a vincere 4 partite e sulla carta c'è questa possibilità, però dipende se siamo quelli di domenica con l'Inter, possiamo farcela, invece se no è dura anche queste ultime. Dovremmo cercare di preparare al meglio tutte le partite e sennò sarebbe un limite. Non penso, siamo tutti intelligenti, un gruppo di persone intelligenti, quindi secondo me da domenica vedete di nuovo il Palermo che avete visto a Milano. Il futuro, ripeto, a fine stagione mi controllerò con la società, vedrò quello che mi proporrà la società, perché bisognerebbe aggiustare qualcosina a livello personale e poi decideremo insieme.